Siamo? Ok. Allora, prima domanda. Chi è Carlo Tacchini? Definisci. Carlo Tacchini è canoista verbanese di 21 anni che ad agosto avrà la fortuna di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici a Rio de Janeiro. Come hai iniziato canoa? Ho iniziato all'età di 10 anni, più o meno, alla fine della quinta elementare, a Suna, la polisportiva di Urbano, inizialmente per divertimento e poi per passione. Da quando sei entrato nel corpo della polizia? Da un anno, faccio tra poche settimane il primo anno. Quando è stata la prima volta che sei entrato in nazionale? Nel 2010 ai campionati europei junior a Mosca. Come è cambiata la tua vita dopo il passo in Rio? Non molto, perché ho preso il passo una settimana fa e spero non cambi, anzi spero mi rimanga più o meno tutto uguale e farò solamente un'esperienza in più. Che sensazioni provi a rappresentare l'Italia alle prossime Olimpiadi? Immagino sia bello, comunque ogni volta che rappresenti l'Italia metti il body azzurro, è una responsabilità e un'emozione, però speriamo che possa essere una bella esperienza. Chi è che ti preoccupa di più come avversario? Più o meno tutto il mondo, perché l'Olimpiade è la gara più importante per tutti e come ho voglia io di fare bene ce l'hanno tutti, quindi i soliti finalisti dei campionati del mondo. Per il solo fatto di essere il primo canadese nel 5000 a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi, ti senti sotto pressione? No, sotto pressione no, neanche un po', è motivo di orgoglio e niente, però sotto pressione assolutamente no. Consiglieresti ai giovani atleti di iniziare canadesi? Perché? No, smettete, no. Sto scherzando. Fate sicuramente sport, fate quello che vi piace e se poi capite che è lo sport giusto, continuate così.